Torniamo sul tema degli interventi edilizi agevolabili. Nonostante la legge bilancio 2024 abbia chiarito che il superbonus 110 è finito, restano comunque delle importanti possibilità di accedere alle agevolazioni in materia edilizie. Quindi, senza tutta questa ansia di correre effettivamente per chiudere i lavori, utilizzando il bonus 110, in realtà ci sono degli spunti molto molto interessanti che riguardano il sisma bonus e l'eco bonus, però combinato eco sisma bonus, quindi queste due possibilità sono molto molto interessanti. Vediamo immediatamente di cosa si tratta, quando sono applicabili e quanto ammontano le agevolazioni per tutto il 2024 in questo breve video. Passiamo subito a segnalare come il superbonus 110, sappiamo perfettamente come sia finita l'era, in realtà non lo è propriamente, perché esiste ancora un'aliquota del 70% per tutto il 2024, quindi è accessibile in determinate ipotesi. Su questo vi rinvio naturalmente a vedere i video precedenti che ho presentato su questo tema molto interessante, ma veniamo oggi ai bonus agevolabili, quindi in materia edilizia, che sono tuttora fruibili e in quale ipotesi? Innanzitutto, come anticipato, esiste il Sisma Bonus 2024, che si rivolge a tutti coloro che hanno interventi di sistemazione di carattere strutturale, quindi a livello di misure antisismiche. Con l'adozione di queste misure, quindi con la possibilità del salto di classe sismica, è possibile accedere a questo bonus, che devo dire la verità, resta comunque molto interessante. Riguarda sia abitazioni, anche attività produttive e anche condomini. Naturalmente bisogna fare presente che gli immobili devono essere presenti nelle zone sismiche di zona ad alta pericolosità, quindi indicate come zona 1 e zona 2, oppure zone sismiche con minore rischio, zona 3. Se gli immobili ricadono in questa zonizzazione, allora è possibile fare riferimento all'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 2003 e l'Agenzia delle Entrate consente di poter avere accesso a questi interventi e quindi a tutte le spese sostenute dal 2017 al 31-12-2024 per un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, quindi è rivolta a sia soggetti IRPEF, persone fisiche, sia a società che versano l'IRES. È molto interessante, ci sono aliquote differenti che passano dal 50% nel caso in cui non ci sia il salto di classe sismica, al 70% nel caso in cui ci sia almeno un salto di classe, e addirittura l'80% nel caso in cui ci siano due classi di rischio sismico di miglioria. La detrazione è fruibile in 5 anni ed è possibile anche per gli edifici condominiali. In questo caso l'agevolazione sarà del 75% nel caso di passaggio ad una sola classe e 85% nel caso di passaggio di due classi sismiche. Però attenzione che perché per i condomini l'agevolazione del 96, quindi il cap super di agevolazione fruibile a 96.000 euro, è moltiplicato addirittura per il numero di unità immobiliari nell'edificio presenti ed è fruibile quindi con una ripartizione di 5 anni. Qui vale anche il principio dell'attrazione perché gli interventi minori che siano riconducibili e collegati al Sisma Bonus 2024, come lavori di tinteggiatura, intonacatura, rifacimento dei pavimenti, eccetera, rientrano anch'essi nelle spese agevolabili, quindi è un bonus molto molto interessante. Veniamo al secondo bonus. Secondo bonus che vale per tutto il 2024 è l'Eco Sisma Bonus e riguarda la fusione dei due bonus, quello Eco, quindi l'Eco Bonus, e il Sisma Bonus. Entrambi però sono questa fusione. Di questi due bonus sono riferibili solo agli interventi eseguiti sui condomini e naturalmente in particolare sulle parti comuni condominiali e devono essere realizzati congiuntamente per poter usufruire di queste aliquote. Quindi deve esserci sia la riduzione del rischio sismico sia la riqualificazione energetica, come ad esempio il cappotto, le tinteggiature e gli interventi minori connessi all'isolamento termico. Anche in questo caso la percentuale dei lavori è diversa a seconda degli interventi, se ci sia il passaggio ad una o più classi. Per quanto riguarda il rischio sismico, infatti nel primo caso l'aliquota è 80%, nel secondo al 85%.
il limite massimo di spesa, in questo caso però è molto più alto. Parliamo addirittura di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari e fruibile ripartito in 10 quote annuali di pari importo. Quindi sono delle escamotage molto utili per portare avanti anche i lavori che non si è riusciti a compiere fino ad oggi. Tenete presente che è fondamentale per poter usufruire dell'agevolazione fiscale l'asseverazione resa da parte dei professionisti e il rispetto di tutta la normativa di settore. Per tutti gli altri aggiornamenti vi invito sempre a seguirci sul nostro canale YouTube.